Acchiappa l'idea! Oggi vediamo assieme come costruire delle belle maracas. Bentornati amici ed amiche, sono Lorenzo di Acchiappa l'idea e in collaborazione con ASPI stiamo vedendo qualche idea creativa che ci può venire utile nel nostro centro estivo. Oggi Sancho Panza ci insegnerà delle maracas che gli ha insegnato a costruire un suo amico di ritorno da un viaggio in America Latina. Non perdiamo tempo e vediamo subito il materiale. Dato che è sempre bello riciclare e essere il più possibile ecologici, utilizzeremo i barattolini dello yogurt per fare questo laboratorio. Quindi ce ne servono due per ogni maracas che vogliamo costruire. Dentro ci possiamo mettere dei sassolini che possiamo raccogliere in giro, oppure vengono molto bene anche dei piccoli sonagli che fanno un rumore un pochino diverso e un pochino metallico. Poi viene molto comoda la colla caldo, però dovete stare attenti che, appunto, come dice il nome, è calda e rischia di bruciare. Lo scotch di carta e poi le tempere o gli acrilici per colorare la nostra maracas. Non perdiamo tempo, velocissimamente la nostra scheda progetto. Grado di difficoltà 1 su 5, veramente facile. Tempo necessario 1 su 5, costo del progetto 1 su 5. E adesso non ci resta che vedere come realizzare qua la nostra maracas e noi ci vediamo alla fine del video con qualche considerazione sul progetto finito. Ciao! Prendiamo una decina di sassolini, li mettiamo in un bicchiere, poi con la colla caldo ci andiamo a incollare un altro bicchiere sopra. E anche qua una decina di sonagli e andiamo ad accoppiare due bicchieri dello yogurt. Poi prendiamo dello scotch di carta e andiamo a ricoprire completamente tutta la nostra maracas. Se si crea qualche pieghina, pazienza, non è un grosso problema. Vedete, entrambe le maracas con lo scotch di carta. Questo ci servirà perché così dopo la tempera e l'acrilico aderiranno bene sulla superficie, altrimenti rischiano di staccarsi dalla plastica. Prendiamo quindi il nostro colore, in questo caso è acrilico, e dei colori accesi secondo me stanno particolarmente bene. Quindi io utilizzerò dei colori come il giallo, l'arancione, il verde e il rosso, che mi ricordano un po' il Sud America, ecco. Io faccio delle strisce orizzontali perché secondo me possono starci bene con lo stile di una maracas, così, e poi lasciamo asciugare. Bene, ecco qui le nostre maracas una volta che sono asciugate. Sentite che una fa un rumore un po' diverso dall'altro. Bene, sono piuttosto soddisfatto di questo semplice progetto e niente, noi ci vediamo in un altro video di un'altra idea creativa. Ciao!